Ragazzi, ciao da Michela e Roberto dietro alla telecamera nella post-produzione. Come va? Come va con gli allenamenti? Come va con i vari tutorial? Vi trovate bene? Fatecelo sapere perché per noi è molto importante un vostro riscontro. Oggi un argomento fantastico, nuovo, sempre colorato, divertente, un pochino più complicato, ma piano piano, anche in questo riuscirete. Oggi parleremo di un artista olandese, un pittore olandese, sicuramente l'avete anche un po' sentito nominare. Lui si chiama Piet Mondrian. Vi faccio vedere una sua opera e dal quale abbiamo anche preso ispirazione per questo face painting. Eccola qui. Questa è proprio l'opera da cui abbiamo preso ispirazione. Vedete che lui è molto preciso nel disegnare questi quadrati e rettangoli. Lui lavorava molto sui cinque colori primari, quindi il giallo, il blu, il rosso, ovviamente bianco e nero. Quindi anche noi lavoreremo su questi colori, quindi non abbiamo bisogno di tantissimo materiale, abbiamo bisogno di due soli pennelli. Un pennello a punta tonda numero 1, quindi molto molto sottile, e un pennello a punta tonda, un numero 3, quindi leggermente più grande. Questo perché dobbiamo avere una fantastica, un'ottima precisione nel fare i rettangoli e i quadrati con il pennello quello sottile, quindi con il numero 1. Quindi il disegno risulta anche molto molto facile, ma dobbiamo essere molto precisi nel colorare all'interno, e quindi a questo punto utilizzeremo il numero 3, i vari segmenti. Mi raccomando, fate asciugare il colore nero prima di iniziare a colorare all'interno delle caselline, altrimenti potremmo avere sempre il problema che possiamo trascinare un po' di colore non ancora asciutto all'interno del nostro quadrato. Vedrete piano piano nel tutorial i vari passaggi, non sono tantissimi e non sono complicati. Per questo face painting c'è solo bisogno di tanta attenzione e di tanta pazienza. E allora, tra poco partirà il tutorial, ci vediamo dopo e vi racconterò un'ultima curiosità. Ciao!
ringraziamo la nostra modella Carlotta, che la troverete anche nei prossimi video. Vi faccio vedere i pennelli che ho utilizzato. Quindi vi dicevo, il numero 1, eccolo qui, per le linee sottili, e il numero 3, eccolo qui, per quanto riguarda la colorazione all'interno dei quadrati e dei rettangoli. Per il momento questo video è terminato, è finito, ma chiaramente voi potete sbizzarrirvi, perché come avete visto io l'ho fatto a destra e a sinistra del viso, ma potete farlo anche nella parte della fronte o magari fare solo metà viso fino ad un certo punto. Essendo comunque una composizione astratta, potete metterci del vostro, anzi è sempre meglio metterci un pochettino della nostra fantasia. Io vi saluto, vi ringrazio, ma soprattutto, se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al nostro canale, perché ci sono in serbo tante tante novità, e lasciateci un bel like se questo video vi è piaciuto. Guardate subito dopo come ho terminato questo face, che poi è diventato anche un body painting. Ciao a tutti e alla prossima!